Ciao a tutte! Oggi voglio farvi vedere una carrellata di piccoli oggetti che si possono ricavare ritagliando il canovaccio. Alcuni li conoscete già perché i video tutorial sono già online da qualche settimana, tipo il portachiavi, al quale ho già agganciato la chiave del mio portone, con questo che avevamo fatto praticamente nello stesso periodo, il cubo di Rubik che è online su YouTube anche lui già da qualche settimana, questo portachiavi che ho utilizzato per la chiavetta della macchinetta del caffè, è fatto con l'acrilico. Per fare questo portachiavi, che non è nient'altro che lo stesso identico procedimento che abbiamo utilizzato per questo, vi faccio vedere subito lo schema al quale mi sono riferita. Lo schema è questo. Quindi ritagliate dove vedete la striscia nera tutta attorno, delimitate praticamente il canovaccio sino a formare le due parti del portachiavi. Una volta che avete lavorato dentro, dovete semplicemente cucire tutta la parte esterna. È molto semplice. Comunque trovate il video tutorial, a quello potete fare riferimento. Questo è lo schema esatto al quale mi sono rivolta. Da un semplice cuore, anche questo fatto con l'acrilico, è venuto fuori questo perché ho ritagliato due parti di cuore, poi le ho unite e ho lasciato il cordino che mi servirà per appenderlo all'albero di Natale. L'acrilico non rende tantissimo. Come vi ho già detto più volte, il buon materiale fa sì che il lavoro sia un lavoro ben definito e bello anche da vedere. Non che non lo sia, però si vede comunque che è materiale più scadente rispetto al cordino. Ok, vi faccio vedere lo schema del cuore in maniera tale che, se volete farlo, potete ritagliarlo uguale, identico a quello che ho fatto io. Ecco qua. Anche qui dovete ritagliare il canovaccio. Dove vedete tre quadretti, dovete ritagliare tre quadretti. Poi si rientra di uno, anche qui si rientra di uno e così via. Molto semplice. Dovete avere solo pazienza di ritagliare esattamente il canovaccio. Lo fate due volte, quindi i due cuori devono essere perfetti, esattamente perfetti. Dopodiché lavorate o a mezzo punto o a punto croce. Io in questo caso ho lavorato a mezzo punto, anche da quest'altra parte. E dopodiché cucite le due parti assemblandole e formando così questo ciondolo qua. Invece dobbiamo ritagliare due parti perché poi verranno sovrapposte retro con retro e verrà fuori questa figura qua. Io non avevo altre fotografie, ho dovuto purtroppo mettere la mia. Una volta che noi faremo anche l'altra parte, assembleremo il tutto cucendolo qui. Anche in questo caso avete due possibilità: o lasciare un cordoncino qui e appenderlo all'albero, oppure potete mettere all'interno una calamita come questa che trovate da un fai da te qualunque. Le mie sono enormi perché ho trovato solo queste, sono gigantesche. Vi faccio vedere lo schema che mi è servito per fare la stella. Io non l'ho ritagliata esattamente come lo schema, che è questo.
La mia sembra la stella amica di SpongeBob, perché l'ho ritagliata così a naso. Non è perfetta, però va bene lo stesso. Per me va bene lo stesso. Ci sono tantissimi schemi sul web, soprattutto poi figure natalizie. Potete anche fare un cuore più grande. Io adesso, faccio vedere un 4-5 schemi che servono come portafoto. Un unico consiglio che vi posso dare è di prendere innanzitutto la misura della foto, perché io avevo quella più grande, quella che serve per il passaporto, quindi l'ho ritagliata abbastanza più grande rispetto ad una fototessera normale, ma poi sarete voi, insomma, a decidere il formato della foto da inserire. Se volete fare anche un bel regalo ai nonni, con i vostri bambini, oppure mettere anche la foto dei vostri amici a quattro zampe, insomma, lo deciderete voi. L'unico, ripeto, l'unico consiglio che posso darvi è di ritagliare il canovaccio non a filo, come ho fatto io nella parte di sotto, ma una riga di quadratini in più. Anche questa è una foto presa dal web. Sono delle cornici un po' più grandi. Questo è l'albero di Natale. La parte di fronte e la parte retro. Queste sono delle cornici molto semplici, piccoline. Graziose anche queste. Qui abbiamo il cuore. E più sotto l'omino. Questa è troppo carina. L'immagine è questa. Questa Quindi mettiamo da parte questo progetto qua, perché è molto semplice, è inutile che vi faccia vedere come lavorarlo. L'ho fatto tutto a mezzo punto. Forse riusciamo a farvelo vedere. Ecco qua. La parte centrale è in cordino, questa parte qui l'ho fatta con l'acrilico. Vedete la differenza? L'acrilico lascia i pelucchi. Vediamo se riusciamo a metterlo piano piano. Ok, invece il cordino è bello nitido. Uno. Nella parte centrale, che poi uno lavorerà come meglio crede, con tutti i colori, insomma, che vi piacciono di più. Adesso passiamo all'altro progettino che volevo farvi vedere. Allora, considerate che ho ritagliato i quadratini in miniatura. Cosa significa? Il progetto che volevo farvi vedere non è nient'altro che un cubo. Esattamente uguale a questo, solo che qui abbiamo 20 quadratini, se non ricordo male, qui invece è esattamente la metà. Ipotizziamo di avere il cubo già cucito. Queste sono le parti laterali. Questa è la base. Ok, ammettiamo l'ipotesi che noi abbiamo già cucito tutte le parti. Questa parte di sopra, come vedete, è bucata. Questo perché? Perché esistono delle scatolette, portafazzolettini per l'esattezza, che vengono fatte proprio con il canovaccio. Questo è uno degli altri miei progetti in cantiere. Ve l'ho voluto far vedere anche se la dimensione è ridotta notevolmente. A me interessava farvi capire cosa bisogna fare. Il cubo
viene lavorato esattamente così come è stato fatto il cubo di Rubik. Ok, detto questo, nella parte frontale invece lasciate uno spazio, poi scegliete voi l'ampiezza. Dentro la scatola, ipotizziamo che questa sia forata qui nella parte alta, metteremo dentro delle salviette. Quindi utilizzeremo questa scatola, perché di questo si tratta, solo ed esclusivamente come portasalviette. Io adesso vi faccio vedere degli schemi che ho trovato sempre su Pinterest. Praticamente uno è questo. Questa qui è la parte dei pannelli laterali. E questa è la parte di sopra. Ce ne sono a decine. Ve ne faccio vedere qualcun altro. Guardate questo quanto è bello. Sempre fatto su canovaccio, eh? Ve ne faccio vedere tanti, guardate. Li trovate tutti su Pinterest. Nel frattempo ho finito il mio cubo cucito, così come avete potuto vedere anche nel cubo di Rubik. Ho messo una foto ritagliata da un pezzettino di giornale, ma quello che volevo farvi vedere è altro, cioè ipotizziamo di aver ritagliato dei quadrati lunghi 40 quadrettini invece che 10, quindi essendo un cubo ha tutte le facce uguali. Nella parte alta, come vi ho già detto, ritagliate un piccolo quadrato proprio al centro e dentro infilate i fazzolettini. Avrete così una bellissima scatola porta fazzoletti ed è un regalo secondo me adattissimo alle festività natalizie. Qui ho messo la calamita, infatti poi l'attaccherò al mio frigorifero. Per la serie non si butta via niente, con il quadrato che ho ritagliato da questa faccia del cubo ho ricavato un orecchino. 4 quadratini per 4. All'interno un colore diverso rispetto al margine. Non avevo la monachella, ma ho messo ugualmente l'aggancio di un orecchino. E questo è quanto. Quindi, con del semplice canovaccio, del semplice cordino o acrilico, un anello per portachiavi, un po' di fantasia perché quella non guasta mai. Siamo riusciti ad ottenere qualche gadget, giusto un pensierino. Considerate che più il materiale è buono e migliore è la resa del lavoro. Questo è troppo bellino veramente. Carino. Io mi auguro che anche questo video sia stato di vostro gradimento. Vi mando un bacio, vi saluto e alla prossima. Ciao!